Buongiorno e benvenuto sul Music Italia. Buongiorno e benvenuto a me. Eh sì, perché è la prima volta effettivamente che ci incontriamo, anche se abbiamo scritto parecchio della tua musica, però diciamo che è un momento importante, anche perché certo. È tutto pronto per l'uscita del disco. È tutto importante, una settimana è lo sgocciolo. Eh sì. È l'ultima goccina. Eh sì, anche perché la prima sensazione che si prova ascoltando Presto è un forte straniamento dovuto proprio alle diverse influenze che l'album porta con sé. Tu come lo definisci musicalmente parlando? Questa mattina, allora non lo so, devo dire che questa mattina mi hanno detto questa cosa di artista liquido, è un disco molto liquido. Sì. Magari ha dei momenti in cui è un po' torbido, dei momenti invece in cui è cristallino, però è liquido. Ma guarda, io da quello che posso aver capito con i vari ascolti del disco, quello che mi colpisce è proprio una linea guida che è dettata, secondo me, dall'istinto. Qual è stato l'incipit che ha dato il via al lavoro? Allora, ci sono state più fasi di iniziazione, di input, di... sono sempre state tutte diverse tra di loro, dal finire il tour e quindi rilassarsi e cominciare a scrivere roba nuova per sfogarsi o semplicemente per riporre le idee da qualche parte, al effettivamente non so come dire, crogiolarsi nel male che porti in qualche situazione di disagio e metterla, insomma, riuscire l'input è sempre un certo tipo di urgenza, sempre diversa, da cose che ti fanno stare bene a cose che invece non ti sono state bene. Ma diciamo addosso. Che la tua urgenza di comunicare e di comunicare musica comunque la si può vedere anche sulla base della tua produzione, anche perché oggi è difficile trovare degli artisti che pubblicano in un anno praticamente 3 dischi. Come mai, e ti sei mai posto anche il problema di quello che poteva essere il riscontro da parte del pubblico? Allora, inizialmente no, nel senso che, come dici tu, il primo anno di attività l'ho fatto proprio post band. Ho deciso, ok, ho scritto prima con testi di un mio amico il primo disco, quindi ok, il primo è andato, faccio il secondo che è come se fosse un primo. Sì. Poi è sempre così, ogni volta che fai un disco pensi no, ma questo è quello vero. Invece per i primi 2 dischi non ho avuto nessun tipo di... cioè ho subito un po' il colpo sul secondo, molto banalmente non mi aspettavo che fosse troppo presto per farlo. Cioè Moranger è un disco che ha avuto una vita molto corta. Sì. Un po' per il tipo di produzione che ha avuto, un po' per il tipo di promozione che ha avuto magari. Però in realtà non penso avrei dovuto fare così, no, è stato giusto così. E sono stati i miei primi pezzi scritti da solo, prodotti da Zollo. Quindi è volato. L'ho scritto mentre ero in tour, ha avuto il valore che doveva avere. Invece, e non ho pensato troppo alla risposta. Invece per questo disco sono molto curioso di vedere cosa succede di fatto, perché i primi singoli comunque mi sono sentito voluto bene da fuori. Sì. Però è un disco intero, è un disco di 12 tracce, quindi... Vabbè, tra l'altro è un disco completo, sotto diversi punti di vista, e anche la scelta dei feat io credo che arricchisca molto bene e soprattutto riesca anche a porre il messaggio ancora più al centro, e soprattutto io credo che siano dei feat molto istintivi. Tu come li hai scelti? Qual è stato il criterio? Un po' effettivamente un po' istintivamente, un po' insomma... sai chi ti piace per davvero, e in questo caso erano persone anche abbastanza strette a me, amici, se non addirittura collaboratori già diretti. Cioè Nicolai comunque è un cucciolo, un mio amico, sempre della mia zona, lavora già con Fai Pausa, è un artista nuovo, è freschissimo, è un mito totale. Cioè non potevo non... cioè proprio tipo voglio supportare sia l'amicizia che il valore artistico che può avere questa amicizia, in un senso stretto del essere addetti ai lavori o musicisti, no, in questo caso. Certo. E quindi ho detto no, voglio che tu ci sia assolutamente, perché questo è importante. Con Vane, Massimo Pericolo invece era più una cosa storica, quindi ok, non abbiamo mai fatto un pezzo insieme, io l'ho fatto con te
però prima Sabbie d'Oro sul suo disco l'ho registrato prima ancora di essere Generic Animal come progetto, quindi ho detto dai, ricelebriamo, e c'è stata l'occasione. Con Franco c'era già nell'aria di lavorare a un pezzo su Emo Ranger, non l'abbiamo mai fatto, non c'è stata opportunità, abbiamo tenuto accesa questa cosa, quindi è tutto così molto organico, come dici tu, molto naturale. Beh, in particolare il pezzo con Massimo Pericolo credo che si possa definire come la canzone che riassume quello che è il senso dell'album, o forse il punto di partenza di quella che è una storia di vita. Sei d'accordo? Sì, un po' sì. Diciamo che alla fine parte tutto dalla scuola superiore. Questa urgenza qua che ho ancora addosso è mi sento di dire che è ancora fresca, che non vuol dire che sia per forza adolescenziale, però che è quel modo lì di dire le cose, quel modo lì di accettare e poi dire le cose. Senti, malinconia, disagio e speranza, in che percentuale nell'album si trovano queste tre sensazioni? Secondo me alla fine la speranza più di tutte, che poi appunto non è bello vivere di speranze, però in realtà è la chiave poi per continuare a scrivere musica e continuare a sperare che starai meglio, che potrai riuscire. Tutto il resto penso che sarà appunto un 50% di speranza, un 30% di malinconia e l'ultima cos'era? Il disagio. Disagio un 20%, dai, non voglio essere troppo drammatico. Sai che ci avrei detto 30 disagio e 20 malinconia? Sì, ma sì, sì, dai. Però era una mia, dai, sì, dai, ci sta. Era una mia, okay, idea. Dai. Senti, tornando invece al disco, un altro aspetto che mi ha colpito è proprio la tracklist. Oggi si fa fatica a parlare di tracklist perché la modalità di fruizione della musica è completamente cambiata. Certo. Ma io credo che comunque abbia un senso, perché può essere ascoltato proprio dall'inizio alla fine il disco e ha una, come se fosse una storia, partendo proprio dalla prima traccia, dove comunque già indichi quello che sei, quello che è il tuo modo di essere, il tuo modo di pensare. È la prima volta che faccio una tracklist da solo, nel senso che posso dire ufficialmente di averla scelta da solo, prima di, previa revisioni, cose, no, aiutami, odio fare questo lavoro, perché di fatto ci sono pochi pezzi che effettivamente sono stati sfornati in quell'ordine lì, no? Invece, ad esempio, il mio primo disco, Generic Animal, è steso come è, sì, stato, cioè come è stato scritto, è stato pubblicato, non so come dire, è l'ordine in cui ho scritto le cose. Sì. Invece questo effettivamente sono riuscito a trovargli non so che di narrazione, certo, sua. E c'è quel momento in cui poi arriva Nicolai, secondo me, che è un momento, un attimo di riposo, che mi fa, che mi ha fatto comodo. Ho detto ok, per fortuna c'è anche lui che mi fa questa valvola di sfogo, e il disco poi continua in un'altra maniera di fatto. E sì, è così, percorso di vita, ci può stare. Senti, tornando invece sempre al disco, un'altra traccia che mi ha colpito è Nirvana. Me ne puoi parlare? Allora, è la prima canzone che ho scritto, di fatto l'ho scritta in coda al primo disco e prima di scrivere Emo Ranger. Quindi ci sono delle canzoni, ci sono queste tre canzoni che sono Como, Nirvana e Adelio, che ho scritto 3 anni fa, e avevo scritto una demo sempre su GarageBand, stile vecchio Generic Animal, tra virgolette, 3 anni fa, ed è rimasta per un po' di tempo nelle mani di Fai Pausa, con cui al momento non stavo lavorando. Mi ha detto senti, io quando torno voglio che continuiamo a lavorare insieme dopo aver lavorato la band, quindi mettici le mani. Ha fatto così per quello, poi ha fatto così per Como. E in Nirvana c'era questo testo legato appunto a questo famoso concerto Bloom di Mezzago, e poi un ritornello di risposta al fatto che non è mai accaduta questa cosa, è tutto un ricordo malinconico, come dici tu. E niente, quindi è un po' un botta e risposta, una finta vicenda.
Beh, bello, no, è interessante, è molto interessante anche perché comunque si lega a quello che poi potrebbe essere anche il discorso legato al live, perché già certo. Hai avuto modo di provare l'ebbrezza di aprire un concerto particolarmente importante in un luogo storico come il Forum, ma brevissimo parte sì, anche il tour. Esatto, no, a breve appunto il riscaldamento è stato anche più grosso del dovuto magari, nel senso che ero mega in paranoia per fare questa apertura, però è stato un buon riscaldamento e tra poco si parte, siamo una vera band e quindi sarà un po' come in Nirvana, no? Poi tra l'altro hai anticipato che ci saranno anche diversi ospiti. Sì, 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 per adesso sono sicuro che ci sarà Massimo Pericolo, Nicolai Seriotti, poi alcuni membri live extra. Un sassofonista ad Alberto di 72 Hours, che è anche la band di Fight Pausa, quindi tutti questi fight. Sì. Mica male. Mica male. L'ultima domanda è legata alla tua collaborazione con Elodie, perché comunque hai prodotto un brano del suo disco, sì, Disease, sì, Elodie. Sì. Come è stato il contatto ed è come è stato lavorare con un team, diciamo, di un certo livello, soprattutto per un disco al quale si è puntato è parecchio? È stato abbastanza fulmino. Ho lavorato sempre con Fight Pausa, una coproduzione, diciamo. È la prima volta che effettivamente vediamo questo. Abbiamo fatto di fatto un restyling di una canzone che era già stata presa in mano da Elodie e il suo team, e ci siamo divertiti un botto, è stato veramente fulmineo, infatti penso che sia l'ultima canzone a cui hanno lavorato, non ho idea bene di come sia andata, però è stato bello, comunque siamo stati contenti di vedere il nostro punto di vista, che l'ultima volta che è stato, insomma, l'ultima volta che ho collaborato con Carlo è stato al mio disco e la volta dopo era un pezzo di Elodie, quindi non male. C'è stato. Sì, sì, sì. Senti, io non posso che ringraziarti e a questo grazie punto ci vediamo in tour. Grazie Music Italia, buone cose, ascoltate il disco e buona musica.